merito suo, dottore. Sciocchezze. Io sarò sempre dalla parte del figlio di Tom Dillard, un uomo impareggiabile. Non ci sono più uomini come lui, e tu sei stato alla sua altezza quest'oggi. Temo di no, dottore. Hai avuto qualche altro battibecco con la signorina Giulia? Se non le dispiace, signore. No, scusami, hai ragione, non sono affari miei, comunque. Ma parlando in astratto, niente di personale, ben inteso. La vostra generazione non le capisce, le donne. Penso proprio di no. Assolutamente no, ragazzo mio. La donna non è altro che un calice, fragile, delicato, scintillante. Deve essere stimata e protetta. Ma oggigiorno, hanno cambiato aspetto le donne del vecchio sud. Credi che tuo padre avrebbe permesso alla donna che aveva scelto di intromettersi nel suo posto di lavoro? Che cosa avrebbe fatto mio padre? L'avrebbe presa a sculaccioni, davanti a tutti. E l'avrebbe spedita a casa senza dire una parola. E dopo qualche settimana le avrebbe comprato una spilla di diamanti. Questo avrebbe fatto. E a lei sarebbe piaciuto. Addio, ragazzo mio. Buonasera, signore, e grazie.